What is up? Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale, io sono Joe e benvenuti in questo nuovissimo video. Ragazzi, oggi andiamo a fare un altro esperimento nuovissimo. Qualcuno di voi in maniera molto anonima mi ha spedito un pacco, ma poi un giorno vi dirò chi è. Mi ha chiesto di rimanere anonimo, ma sapremo più o meno tra qualche mese chi è. Mi ha mandato una strana scatola dove dentro c'è un rituale che adesso andremo a provare. Ma prima di cominciare questo video, ragazzi, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale attivando la campanellina, lasciate un like se questo video vi sarà piaciuto e soprattutto condividetelo dappertutto. Let's go! Raga, tenetevi forte perché sto per raccontarvi qualcosa che vi lascerà, secondo me, senza fiato. Sì, lo so, tanti di voi sono molto coraggiosi, qualcuno invece vi segue forse per fare una sfida con se stesso. Ma lo so che i miei video a volte vi lasciano un attimino perplessi perché magari troppo spaventosi, ma oggi credo che andremo a toccare forse ogni limite. Non lo so, forse mi sto sbilanciando un po' troppo, non lo so, perché ragazzi, quando ho visto questa scatola, guardate, non ho dormito per 2 notti, sì, ci ho pensato tanto, perché quando l'ho aperta, ragazzi, niente di che, non c'è niente di anomalo dentro questa scatola, se non fosse per quello che è il rituale. Sì, ragazzi, stiamo parlando di un rituale veramente spaventoso. Molti ragazzi americani ci hanno provato, ragazzi, voi non fatelo mai. Quello che vedete in questi video, ragazzi, prendetelo solo ed esclusivamente come intrattenimento. Fate fare queste cose solo a me, ragazzi, non imitatemi mai, perché sono cose veramente strapericolose. In America tanti ragazzi sono stati aggrediti da una specie di zombie, insomma Peggy, questa strana creatura che a quanto pare è una morta vivente. Sì, ragazzi, veramente quello che vi sto dicendo è vero, una morta vivente. Cioè, non so se credere a tutto quello che mi viene detto, però ragazzi, dentro questa scatola, ragazzi, ho trovato questo foglietto e su questo foglietto c'è un rituale. Mi sono ovviamente documentato perché quello che me l'ha spedito mi ha scritto e mi ha detto: Joe, provalo da solo alle 3 di notte, ma devi per forza di cose recarti davanti a un cimitero. E quindi ovviamente io l'ho già letto, ragazzi, questo qui, e ora vi faccio leggere anche voi che cosa c'è scritto. E quindi bisogna fare un rituale vero e proprio, raga, cioè bisogna andare davanti al cimitero, e come c'è scritto in questo rituale, guardate, non so se metto a fuoco la telecamera, ragazzi, sta telecamera mi sta facendo impazzire ultimamente, comunque ve lo leggo io. C'è scritto Peggy in grande e c'è scritto tre, è scritto tutto in inglese ovviamente, raga, non so se si riesce a leggere, si riesce, non lo so, vabbè, comunque c'è scritto 3 a.m. quindi 3 di notte, front of a cemetery, quindi davanti al cimitero, e bisogna recitare questa frase 3 volte, Peggy come here, bisogna farlo ovviamente là davanti. È una cosa che mi è stata detta, ovviamente non c'è scritto qui, per far funzionare l'esperimento. Molti hanno provato ad accendere una torcia puntandola verso questo foglio, quindi questo è un foglio abbastanza strano, come potete vedere è tutto strappato, però è molto strano e ha un odore strano, sapete, qui tipo l'incenso, quello che si usa con le candele in casa, ecco, un odore così molto strano. Se gli punti la, diciamo, la torcia contro, potrebbe, diciamo, mettersi in contatto con questa strana creatura e farla effettivamente apparire. Voi ci credete, raga? Lasciate subito i commenti ora, in questo momento, 3, 2, 1, commento, e mi dite se ci credete con hashtag ci credo. Invece se non ci credete mettete hashtag non ci credo. Ovviamente solo Joe andrà ad approfondire questa cosa, voi seguitemi perché ora prenderò questa telecamera e andremo verso il cimitero del mio paesello e andiamo a fare questo esperimento, ma ovviamente ragazzi aspetteremo le 3 di notte. Adesso è un po' presto, sono solamente le 10 di sera. Vado a farmi un bel paninazzo e ci vediamo più tardi. Ok raga, ore 2:24 della notte, è arrivato il momento di andare al cimitero. Andiamo a piedi, ci vorrà circa una mezz'oretta, quindi partiamo adesso e con calma andiamo verso il cimitero. Ovviamente porterò con me anche la torcia perché ci servirà. Primo perché è buio e secondo perché, ragazzi, non so cosa potrebbe succedere, ma ce la portiamo per sicurezza, anche perché ci serve appunto per illuminare il foglietto del rituale. Ragazzi, tenetevi forte, statemi vicino, commentate, occhi aperti, ragazzi, supportatemi, ed è arrivato il momento di lasciarmi il like in questo momento, ok ragazzi? Let's go! La strada per il cimitero è circa 25 minuti a piedi. Ho guardato adesso il GPS. Ci facciamo una bella passeggiata anche perché stasera finalmente un po' di fresco non guasta. Ma speriamo che non mi attaccano le zanzare. Raga, ore 2:41 della notte. Sono sulla strada che ti porta al cimitero. Manca ancora pochissimo. Adesso vi faccio vedere quanto è lunga questa strada, ma soprattutto, ragazzi, quanto è inquietante. Specialmente quando sono andato a fare una roba del genere. Però sapete, io amo queste cose, quindi sono metà e metà oggi. Un po' di timore c'è. Ovviamente mi piace l'idea di provare questo rituale, ragazzi.
ragazzi, non vedo l'ora di arrivare. Boh, più mi avvicino, più vedo il cimitero avvicinarsi. Avete capito cosa voglio intendere, no? Vabbè. Questa è la strada per il cimitero. Il cimitero è lì, dove c'è quella luce. Aspettate, la tocco col dito. È ancora un po' lontanuccio. E devo dire, ragazzi, che è cambiata la temperatura e sento cani abbaiare. Raga, una cosa che non vi ho ancora detto è che questo cimitero è un cimitero attivo, dove sto andando io. E il rituale vuole che questa cosa funzioni solo davanti a un cimitero attivo e non abbandonato. Ok, raga, comunque ci siamo, Adesso siamo proprio davanti al cimitero, vedete? E quindi più di questo ora non possiamo andare, cioè nel senso che non è che devo entrarci dentro, solamente mettermi davanti. Quindi siamo qua davanti, qua c'è un piccolo parcheggio, non c'è nessuno, raga, non c'è nessuno, e l'unico punto dove c'è qualcosa dove posso appoggiarmi è qui, ragazzi. Guardate, ci sono due panchine. Io penso che mi siederò un attimo qua. Sì, mi metterò qua seduto un attimo. Questo è il cimitero. Oh my goodness. Ok, raga, mi sono seduto sulle panchine, sono io da solo. Adesso tengo il tono della voce un po' basso per rispetto del luogo, ma ovviamente l'evocazione avverrà di qua, ovviamente non all'interno del cimitero, ok raga? E prepariamoci, aspettiamo le 3 in punto e cominciamo. Adesso vediamo che ora si è fatta. 2:46, mancano ancora 14 minuti, bene, starò qua 14 minuti a prendermi un po' di fresco. Ho acceso subito la telecamera, l'avevo spenta nel momento in cui stavo aspettando le 3, ma l'ho riaccesa subito perché mentre ero seduto sulle panchine che sono lì, infatti mi sono allontanato, ho sentito uno strano rumore. E quindi, essendo io da solo, fuori a un cimitero, capite che devo un attimo accertarmi che non ci sia nessuno. C'è un parcheggino dove sono adesso, vedete, dove non c'è nemmeno una macchina, non c'è nessuno. E poi c'è il cimitero e la strada qua è chiusa, quindi non può esserci nessuno. O meno. Hello? Raga, io ho sentito hello in inglese proprio. C'è qualcuno? Oh my goodness. Raga, io il rituale ancora non l'ho iniziato, però la situazione non è proprio tranquilla qua, raga. Sto cominciando a sentire strani rumori. C'è qualcuno qui? Ehi? C'è qualcuno? Raga, io sento dei passi. C'è qualcuno qui? Se c'è qualcuno che magari, che ne so, il custode, qualcuno, fatti avanti. Nel senso, io sono qua a fare una cosa tranquillissima. Hello? Raga, avete sentito? Io ho sentito come un forte respiro, qualcosa di strano. I cani che abbaiano. Raga, non lo so. Devo fare un rituale, quindi partire così con un rituale da solo un po' mi lascia un po' così. C'è qualcuno? Raga, non lo so. Vabbè, io mi metto di fronte al cimitero come stabilito, mi metto proprio lì e comincio a fare il rituale. Facciamo veloce, raga, perché sono già le 3 in questo momento spaccate, anzi le 3:01 come potete vedere, quindi è arrivato il momento di farlo. Ragazzi, non perdiamo altro tempo perché quando sei solo tutto è diverso. Io ho tanto coraggio, però ragazzi, io i rumori strani li ho sentiti e sicuramente l'avete sentito anche voi. Vabbè, proviamo a fare questo rituale, raga, vediamo cosa succede. Ok raga, voi non mi vedete, ma sono qua, ho messo la telecamera a terra perché non c'è nessun posto dove potermi appoggiare. Qui c'è il rituale e questa è la torcia, devo puntargli la luce sopra, lo mettiamo a terra ed evochiamo questa cosa, vediamo se succede. Raga, siete pronti? Raga, il rituale sta per cominciare. 3, 2, 1, let's go. Peggy, come here. Peggy, come here. Peggy, come here. Oh ragazzi, ha sfarfallato la luce. Strano. Comunque il rituale l'ho fatto. Cos'è stato? Chi è?
C'è qualcuno lì? Oh my goodness. Raga, c'è qualcuno, mi sa. Ma mi sa di umano? Perché io sento dei passi. C'è qualcuno? Raga, avete sentito? No, raga, adesso proveniva da quest'altra parte. C'è qualcuno qui? Ehi! Cosa? Ragazzi, due occhi molto inquietanti. Che spavento. Fortunatamente era un gatto. L'ho visto proprio lì. In quel punto, ragazzi. Adesso si è allontanato, guardate. È andato laggiù, non so se si riesce a vedere. Era qua poco fa. Guardatelo, sta passando. Ragazzi, forse non era un gatto. Era una volpe. Oddio, che coda aveva. No, raga, non vedo l'ora di guardarmi il video. L'avete visto? Adesso io non sono in grado di capirlo perché qua non lo so, ma quando andrò a editare il video, io penso di aver visto la volpe. Comunque, vabbè, poco importa con quello che sta accadendo. Cos'è stato? Hello? Ma cos'è? C'è qualcuno? Raga, proviamo a spostarci un pochino. Io il rituale l'ho fatto, ho concluso. Quindi dovrebbe esserci qualcosa di strano. Dio santissimo, ragazzi, ho la pelle d'oca. Che cos'è? Peggy, sei tu che hai parlato? Peggy? Ti ho sentito il tuo respiro, ho sentito Peggy. Sei tu, vero? Hello, Peggy? Sei qua con me? Oddio, raga. Raga, avviciniamoci un po' qua. Io sento strane cose qua. E ragazzi, vi devo dire una cosa. La temperatura è calata notevolmente. Fa quasi freddo, ragazzi. Oddio. Cos'è? Peggy? Sei tu? Oddio, raga, cos'è stato? C'è qualcuno qui? Hello? Peggy? Sei tu? Oddio, raga, inquietante la situazione. Cosa? Chi è? Ho sentito, sono qui. Raga, avete sentito anche voi? Oddio, Peggy, sei tu allora? Oddio, mi stai terrorizzando, Peggy. Ragazzi, sono da solo. Effettivamente un po' di timore ce l'ho, però vorrei capire. È un rituale, Peggy, fai parte del rituale. Dove sei? Hello? Oddio, cos'è? Raga, vedo una strana luce. Cos'è lì, raga? Hello, Peggy, sei qui? Cos'è, ragazzi? Vedo qualche sagoma, non so, non capisco, forse è una statua. Si confonde. Oddio, cos'è sto rumore, raga? Peggy? Sei tu? Raga, qua ci sono un sacco di statue. È tutto abbastanza inquietante, sta diventando. Ovviamente è anche un po' di suggestione, perché quando succedono ste cose, ragazzi, diventa tutto più pauroso. Cos'è? Hello? Cos'è stata quella luce? Ehi, Peggy, sei tu? Oddio! Cos'è stato? Cos'è? Ma... cos'è? Raga... ma io vedo qualcuno lì dietro. Peggy! Oddio, raga! Oddio, guardate! Oh my goodness! Oh my goodness! Raga, inquietante! È inquietante! Oddio! Ma è scomparso! Non può essere! Peggy? Peggy? Dove sei? Peggy? Eri qua, ti ho visto! Raga, l'avete visto? Ho vista? Oddio, raga, ho visto una strana sagoma qui, bianca! Camminava come uno zombie! Peggy, sei tu? Oddio! Peggy? Sei qua? Io, ma qua è buissimo, raga! Peggy? Raga, ho il cuore a mille!
Non sapevo se scappare o affrontarlo. Ragazzi, ricordatevi che quando si fanno dei rituali non si abbandona mai il rituale. Quindi stavo scappando, ma ho capito subito che stavo per commettere un errore. Non si deve mai abbandonare. Alla fine è sempre un rituale, fa parte del rituale, quindi bisogna avere il coraggio di affrontarlo. Quindi, raga, secondo me si deve essere ritirata. Io non sento più la stessa cosa di prima e oltretutto, ragazzi, sono ancora davanti al cimitero, come potete vedere, e la temperatura, a differenza di prima, si è alzata nuovamente. Quindi è salita di nuovo la temperatura, come è tornato il caldo. Quindi è stato solo quel momento. Comunque, raga, io non so voi, ma effettivamente è stata una cosa molto inquietante. Non fatelo mai, raga, perché è veramente strapericoloso questo posto, ma soprattutto il rituale. Quindi non fate mai una roba del genere, ragazzi, perché potreste trovarvi nei guai seri. Raga, io dico che adesso torno a casa, è meglio per me. Ci vediamo al prossimo video, lasciate like se questo video vi è piaciuto, condividete e noi ci vediamo alla prossima. Ciao da Joe.